dallo Stadio Ferrante Emidio Bianchi e Marianna Sarture per il concerto, il mega concerto di Gigi D'Alessio, persone da non solo Piedimonte e i paesi limitrofi, ma anche da tutta la Campania. Stiamo a sentire un po' i pareri. Dove sei? Di Ponte Landolfo, provincia di Benevento. Tutti da Benevento, eh. Ma Ponte Benevento siamo forti noi con Gigi D'Alessio. Allora, da Ponte Landolfo, ho capito sì, bene? Sì, sì, Ponte Landolfo. Un pochettino lontano. No, abbiamo organizzato un pullman, 54 posti. Mamma mia! Sì, sì. Ma le piace Gigi D'Alessio? Tantissimo, sono nata... Una canzone che conosce? Anna Re, sta l'Indocor, sta Anna Re. Io a mia figlia ho cresciuto a pane e Gigi D'Alessio. Ma... Me la faccio sentire un po'. Anna Re, con maggio fatta sta lontana te, ma che con Firenze si ha pigliato tempo a cevere spartute. Alife, quando si faranno queste cose? C'è ancora molto da lavorare su Alife per arrivare a queste cose. È una cosa che io avevo in mente anche quando ho fatto il sindaco, perché è opportuno per valorizzare i nostri territori trovare l'occasione per portare gente nel Matese, nei nostri paesi. Il sindaco di Piedimonte ci sta riuscendo in modo ottimale, meglio così. Un giorno forse cominceremo anche ad Alife. Da Sant'Agata dei Goti. Allora, Gigi D'Alessio attira molto, no? Certo, come no, sì. Ma dicono che Gigi D'Alessio sia più per delle persone di una certa età. Invece no, non è vero, no, perché lei ha 20 anni, quindi piace pure a lei. Sì, le canzoni sono belle, io ne ho qualche annetto in più, 56, però comunque non ha l'età. Gigi D'Alessio, che ne pensate voi? L'amiamo. È un grande, sì, super fan. Da dove venite? Cerreto Sannita, San Salvatore, della zona lì. Dalle parti vostre si fanno questi eventi? Così in grande no. No. Non siamo magari tanto distanti, però non si fanno così in grande. Tony, il mega organizzatore, ma che, no, che ti passa per la testa? No, questo è tutto compito dell'amministrazione, io ho dato atto soltanto a un atto di indirizzo fatto dall'amministrazione. È l'evento clou della stagione estiva e poi per tutti gli altri commenti li lasciamo tutti al sindaco e all'amministrazione. Io ho solo dato seguito a un atto di indirizzo che ha fatto nel mese di giugno la giunta che regge le sorti del comune di Piedimonte. Ma vi piace Gigi D'Alessio o no? Sì. O vi piace più chattare qua sulle... No, Gigi D'Alessio è meglio. Gigi D'Alessio è meglio. Dimmi la canzone di Gigi D'Alessio. Non so. La delegata agli eventi, la dottoressa Capone, ma questa è una cosa in grande che state facendo. Noi abbiamo scelto di fare tutto in grande perché Piedimonte meritano i piedimontesi e merita tutto l'Alto Casertano. Dobbiamo muoverci in questo senso, altrimenti non decolleremo mai. Quindi questo sarà soltanto l'inizio di tanti eventi che proseguiranno. E per quanto riguarda Gigi D'Alessio, lei che ne pensa? Penso che sia un cantante neomelodico che ha fatto il suo successo e sta caratterizzando tutto il nostro sud. E chiunque esalta il sud per noi è benvenuto. E Gigi D'Alessio è il massimo. Da dove vieni? San Patito. Ah, quindi sei di casa qua? Sì. Allora, 7-8 metri da Gigi D'Alessio, che ne pensi? Incredibile, fantastico e emozionante. Una delle mie preferite è Il cammino dell'età. Fammi sentire. Ti ritroverai dentro il cammino dell'età a sentire dentro il cuore un altro battito. Insomma, non la ricordo bene, però. Allora, che ne pensi di questa maggioranza e di questa opposizione? Allora, abbiamo detto, su determinate cose l'opposizione ci sarà sempre. Oggi dobbiamo ragionare però in ottica di, l'ho detto banalmente, di minoranza e di maggioranza. Nel senso, quando ci sono questi eventi che stanno attirando gente a Piedimonte, stanno facendo conoscere il territorio, danno lustro al territorio, noi ci saremo sempre, perché l'opposizione vuol dire, l'opposizione è la minoranza nello specifico, vuol dire anche essere costruttivi, propositivi, e su questo noi ci saremo sempre, Fratelli d'Italia ci sarà sempre. Magari una sudata così ogni sera, Matteo? Sì, ci metterei la firma. Allora, maestro, accennami la canzone di Nino D'Angelo. Non è vero, di Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio, no, io so cantare, invece che non canto.
E che sai fare del corno? Qualcosa, ma non... Allora, da Milano per Gigi D'Alessio. Esatto. Ma sicuro? Certo. Non è che sei di queste parti? No, che no, sei di sono Milano. Di Milano. Milano. Milano Lambrate. Sicuro? Giuro. Allora accennami una canzone di Nino D'Alessio. Di Gigi D'Alessio? No, Nino D'Alessio. Nino D'Alessio. Non lo so. Vabbè, allora Gigi D'Alessio. Miele, spero che la faccia. Dove viene lei? A Ilano. Allora Gigi D'Alessio gli vale 60 euro, sì. Anche di più. Una canzone di Gigi D'Alessio. Annare. Tutti con Annare. Allora ce la... No, sono suonata come una campana, no? Un paese vicino. Cioè? Gioia Sannitica. Ah. Allora Gigi D'Alessio gli vale 60 euro. Sì. Sì? Sì. Allora una canzone che conoscete. Mai non mollare mai.